la storia d'amore tra Carlo e Camilla Parker Bowles è sempre stata molto complicata anche per via del modo turbolento in cui è cominciata. Oggi però l'attenzione mediatica si concentra sul primo matrimonio della duchessa di Cornovaglia, ovvero con Andrew Parker Bowles. Camilla Parker Bowles e il principe Carlo. In questi anni ha sempre tenuto banco nel mondo del gossip quella che è stata la relazione d'amore tra Camilla Parker Bowles e il principe Carlo. I due si sono conosciuti quando erano solo dei ragazzi, ma il loro matrimonio in un primo momento è stato impedito. Tanto che Camilla fu quasi costretta a unirsi in matrimonio con Andrew Parker Bowles, suo storico fidanzato con il quale è stata in conflitto da sempre per via dei tanti tradimenti che gli ha riservato nel corso della loro relazione, ma che sono continuati anche quando i due si sono uniti in matrimonio. La vita sentimentale di Camilla Parker Bowles è stata costellata dalle difficoltà nate dall'unione con Andrew Parker Bowles e l'eterno amore per il principe Carlo, la cui unione ufficiale è arrivata negli anni 902, con il divorzio da Lady Diana. Camilla Parker Bowles è stata umiliata. Ancora oggi nessuno conosce le reali motivazioni per cui Camilla Parker Bowles venne costretta a sposare il marito Andrew. Dal momento in cui la duchessa di Cornovaglia nella sua vita ha incrociato quella del principe Carlo, tutto per entrambi è stato molto chiaro. Ma a quanto pare Camilla non fosse comunque la donna giusta che potesse vivere al fianco del futuro erede al trono d'Inghilterra, al quale venne dato in sposa Lady Diana, donna celibe, aristocratica dal sangue blu. L'unione però non impedì mai a Carlo di smettere di amare Camilla, continuando in gran segreto la loro relazione d'amore, ma ecco che oggi a tenere banco nel mondo del gossip troviamo l'umiliazione riservata alla duchessa dal primo marito. Continui tradimenti a Camilla. Come abbiamo avuto modo di spiegare all'inizio del nostro articolo, a tenere banco nel mondo del gossip internazionale troviamo le dichiarazioni rilasciate da un'amica di Camilla Parker Bowles, ovvero Pani Jr. La donna nella sua biografia ha avuto modo di raccontare quelli che sono stati tanti tradimenti che Andrew Parker Bowles avrebbe riservato a Camilla, puntando il dito contro l'uomo, affermando che lei sarebbe stata davvero l'unica con cui non aveva provato a tradire la duchessa. Dunque, il divorzio per i due sarebbe stato comunque un effetto collaterale inevitabile,